fermarmi qua per l'ultima parte del video, spero. E niente, vi faccio vedere il primo scaffale, che è quello più in alto, e spero che si riesca a vedere bene. Ho puntato il faro, soltanto che è in basso, l'ho messo più in alto che potevo. Io stesso sono sopra una sedia, quindi vediamo cosa riesco a fare. Ok, primo scaffale. Allora, questi sono libri dell'università, va bene. L'amicizia, dono per tutte le età, di Norberto Galli. Psicologia della disabilità e della riabilitazione, vabbè, lo stivale meticcio, l'immigrazione in Italia oggi. Poi abbiamo Notre Dame de Paris, scusate, sempre stato, vabbè, Notre Dame de Paris, che non ho letto. Poi il Sepulveda con La frontiera scomparsa, che, perché mi sa che ancora non ho letto. Poi 101 storie di bar, Baricco senza sangue, Emilio o dell'educazione di Rousseau, il famosissimo libro che ho detto di non aver amato, di Melissa P, me l'avevano regalato quando ero piccola. Chissà, Dewey, come pensiamo, Francesco d'Assisi, Un luogo incerto di Vargas, Madre di riso, di questa autrice che non saprei. Poi questo qui, Memorie di una maîtresse americana, se così si pronuncia, che mi sa che non ho letto. Poi, scusate, sposto un po' di roba, che sennò. Ah, sentite un po' di rumori, vabbè. Poi Levi, Se questo uomo, Barrico, City, Zebra di Champ Tok, Mille splendidi so... no, ma che, Mille soli, che ancora non ho letto, Angeli e demoni, ho letto solo il primo, Emma della Austin, Luisito di Susanna Tamaro, e L'uomo incontrò il cane di Lawrence, Un albero cresce a Brooklyn. Poi qua dietro abbiamo, vabbè, un libro di sociologia, e poi Animali prodigiosi, fiabe classiche. Poi qua ho il volume di Anita Blake. Scusate la luce che fa schifo, in inglese. Poi, Non c'è due senza te, un volume che ho trovato non so dove, con su un po' di cose, Wilbur Smith, ma niente di che, insomma. Marina di Zaffon, I diari delle streghe di Lisa Jane Smith, che ho iniziato a leggere e ho interrotto perché non mi dicevano niente. La fattoria degli animali, quel loro mondo così fragile di quando ero piccolina, L'ultima fuggitiva della Chevalier, e un Wilbur Smith. Poi passiamo allo scaffale sotto. Come vedete, questi libri sono tutti molto in disordine. Ok, forse è meno strisciata adesso, anche se non tanto. Un sacchetto di biglie, Harry Potter, Il principe Mezzosangue, I ragazzi della Via Pal, Un bacio nell'ombra della Hamilton, che non ho letto perché è l'altra saga della Hamilton, che io non sono riuscita a leggere, che c'è troppo, troppa passione amorosa che io non amo molto nei libri. Alvarez, Il tempo delle farfalle, qui c'è Figlia dell'oceano bianco. Poi certo che sono bravissima a mostrare i libri, eh. Poi qui ho Trilogia della città di K, Shantaram, che non ho finito di leggere,
Non chiedetemi perché, l'ho interrotto perché avevo altre letture. Il giardino delle favorite, il diamante dell'harem, Doris Lessing, l'altra donna. Non sgridatemi perché ce li ho tutti incasinati, i libri di Doris Lessing. Poi l'edizione vecchia di La collina dei conigli, Jonathan Coe, La pioggia prima che cada, Prévert, Tornerà il tempo delle giraffe, qua dietro c'è un Don Quixote. Poi c'è Fuori di Susanna Tamaro, La sola verità di Lisa Maggiolo, poi Come smettere di farsi le seghe mentali, Ingoffiarsi la vita, Dovrei ritirarlo fuori, Io e Dewey, Con quello sguardo un po' così, Il petalo cremisi e bianco, Storia di un gatto e un topo che diventò suo amico, I diari delle tenebre, non letto. Un indovino mi disse. Il padrone della scuola, pattini d'argento, molto bello. Marcella Serrano, il tempo di Blanca, 10 donne. Poi l'amore in un giorno di pioggia, Sirene, Attraverso il fuoco di Evangelini, Giorgio Amado, Sudore, Il razzismo in Europa. La cascata di ghiaccio, poi qua abbiamo La stella nel pugno, qui abbiamo il bellissimo volume del mondo di Beatrix Potter, bellissimo, l'ho visto da una bambina a scuola, me lo sono fatto regalare. E qua in fondo c'è Jonathan Coe, il circolo chiuso. Poi, lezioni di vita randagia. Dalla parte di Baile, Donne che corrono con i lupi, Disperatamente Giulia, Lolita, La casa delle donne invisibili, Kim di Kipling, L'estate francese, Una donna misteriosa di Leslie Locco, Il lupo, scusate, Il lupo del mare di London, che ho trovato, non mi ricordo in quale libreria, poi Pastorale americana, che non ho ancora letto, suggerite, The Familiars, Sabato di McEwan, che non ho ancora letto, Tiziano Terzani, La porta proibita, che non ho ancora letto, qua ce ne sono molti che non ho ancora letto, Il quaderno di Maya, poi questo vi faccio vedere dopo. Finché verrà il mattino, che non ho ancora letto, Leggere Lolita Teheran, che avevo iniziato e poi abbandonato, Colori proibiti di Mishima, che non ho ancora letto, Viaggio in Portogallo, che non ho ancora letto, di Saramago, Peyton Place, che non ho ancora letto, Oro Bianco, che non ho ancora letto, non si vede, è della Time Crime, Gli anni della Wolf, che non ho ancora letto, Lucernario, il mio amatissimo The Help. Poi qui abbiamo Flanagan, oh, che luce di me, scusate, proviamo a fare così, La strada stretta verso il profondo nord, poi Giuseppina, Torre Grossa, La miscela segreta di Caso Olivares, che non ho ancora letto, Finché sarò tua figlia, Il mondo d'acqua, Nel sonno non siamo profughi, che non ho ancora letto, La montagna giovane. Poi qui c'è Storia di Tomo, perdono, e Matsunaga, che avevo preso dopo aver visto un video di Valentina. Poi Ragazze nella felicità coniugale, che è l'ultimo che mi manca di quella trilogia dell'obra O'Brien, boh, non so come si pronuncia. Benissimo. Allora, devo controllare se c'è un altro scaffale, mi sa. Allora, sono qua per dirvi che questo era l'ultimo scaffale perché mi sono accorta che l'ultimo che volevo farvi vedere è in effetti quello dove tengo tutti i libri che ho preso e vi ho fatto vedere nell'ultimo book haul. Quindi vi rimando a quel video. Per il resto, mi scuso per il disordine della mia libreria.
E se volete vedere anche la libreria che ho in camera, vi rimando ai vecchi video del 2014 che comunque trovate nella playlist su Bookshelf Tour. E niente, vi saluto, vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao ciao!